Make me feel. Oggi la gente consuma più immagine che articoli, che libri, che veicoli, diciamo, di approfondimento. Neanche gli Oscar riescono a muovere, no? Diciamo, le figure professionali. No, noi siamo perdenti rispetto alle donne, perché noi non generiamo. Io sento che secondo me hanno una marcia in più. E le vite non possono mai non essere interessanti, anche le peggiori. Io penso che nella vita, secondo me, questa è una regola di vita, quella della semplicità. Napoli è una città che ha mantenuto un'autenticità. Molte città italiane hanno perso questa autenticità con la globalizzazione, con la modernizzazione, eccetera. Roma, per esempio, non è più una città autentica. Io faccio fatica a ritrovare i romani, i greci, i fenici, i romani, spagnoli, francesi, normanni, turchi. È passato di tutto da qua. I Savoia, la Repubblica, il fascismo, i tedeschi, i nazisti, cacciati, gli unici cacciati violentemente veramente dai guadagni. E allora questa città è una città che secondo me mi ha dato l'idea che tutti questi li ha fatti entrare, se li ha assorbiti e poi li ha fatti dissolvere. Anna è una persona secondo me di una grandissima sensibilità. Credo che sia stata molto importante nel rapporto con l'opera di Massimo, perché diciamo, da quando è intervenuta Anna in qualche modo c'è stata anche una crescita dal punto di vista drammaturgico dell'operazione cinematografica di Massimo. Il cinema secondo me come peculiarità dovrebbe avere quello di essere rappresentativo di mondi che non si conoscono e vedere cosa c'è nel backstage della vita. Quello che spesso non viene rappresentato. Il teatro, ad esempio, il teatro è Napoli. Proprio la tradizione, è la città che ha prodotto più drammaturgia in Italia. Cioè, se leviamo Pirandello, Goldoni, no? E pochi altri, andiamo a vedere qui, c'è stato Scarpetta, Petito, Eduardo, Viviani, no? Arriviamo fino a Borrelli, no? Cioè, allora Ruccello, cioè, è una città che ha prodotto una quantità di cultura interessantissima per il teatro. Ma secondo me il problema non è il cinema. In realtà dobbiamo dire come si salva il cinema commedia, come si salva il cinema d'azione, come si salva il cinema d'animazione, come si salva il cinema. Oggi la televisione stessa molto spesso nei talk show nega questa cosa dell'ascolto. Io mi arrabbio moltissimo e dà fastidio quando vedo questi talk show dove la gente si parla una sull'altra, si accavalla, perché c'è qualcuno che non è capace di ascoltare e non fa finire il dialogo a chi sta parlando e poi diventa una catena, ognuno cerca di dare la linea all'altro. Allora, l'ascolto secondo me è un atto di civiltà. Poveri sono quelli che non sanno ascoltare.